Benvenuti sul mio canale Creo con poco. Oggi realizzo questo sacchetto porta confetti in gomma Eva. Prima di iniziare vi raccomando di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina. Inizio prendendo un foglio di un quadernone a quadretti e lo piego in due. Per realizzare le circonferenze utilizzo due tappi, uno leggermente più grande dell'altro. Dopo aver disegnato la prima circonferenza, quella più grande, traccio due linee orizzontali, una a destra e una a sinistra, partendo dalla base del cerchio, 2 cm più alte. Partendo dalla metà sul lato superiore vado a disegnare un piccolo ovale. Piego il foglio in due, proprio al centro. In questo modo vado a realizzare l'altra parte superiore uguale. Quindi procedo a tagliare tutta la sagoma intorno. Quando taglio, la sagoma la piego in due. In questo modo le due parti sono identiche. Dopo aver realizzato la sagoma, procedo a disegnarla su della gomma Eva. Io ho scelto questo colore di gomma Eva perché è adatto sia a maschietti che a femminucce. Potete utilizzare dei colori a tema a vostro piacimento. Utilizzo un tappo leggermente più piccolo di quello precedente. Vado a disegnare la circonferenza su della gomma Eva di colore pelle. Disegno delle orecchie. Procedo a tagliare. Anche se il bordo non è preciso, non vi preoccupate. Realizzo un piccolo cerchio per fare il naso. Su della gomma Eva di colore verde vado a disegnare una piccola goccia, leggermente più aperta sul finale. Poi la vado a tagliare. Taglio un piccolo cerchio. Dove ho tagliato la goccia, vado a tagliare un po' il contorno, realizzando così il pezzo per mantenere il succhietto. Ho realizzato il succhietto tutto a mano libera, senza stampi. Con un colore a cera vado a colorare il contorno del viso e poi lo vado a sfumare con una spugnetta. Così il viso ha un aspetto più naturale. Do anche un po' di colore alle guance. Per essere più precisa, disegno gli occhi prima con una matita. Realizzo due cuori. Poi vado a passare sopra un colore indelebile. Questo sacchettino lo potete utilizzare come portaconfetti o portacaramelle. Ora vado a disegnare un piccolo ciuffetto di capelli.
Ora vado a modellare il bordo superiore, riscaldando la gomma Eva su una piastra messa alla massima temperatura. Dopo aver riscaldato la gomma Eva, la vado a piegare in questo modo, dandogli un movimento naturale. La vado a piegare tra i polpastrelli. Ha proprio un aspetto naturale, come dei petali. Faccio riscaldare leggermente il viso. Lo lascio alzare leggermente dalla piastra e poi lo vado a togliere. La stessa cosa vado a fare con il naso e con il succhietto. In questo modo do un effetto tridimensionale. Dopo aver sagomato tutti i pezzi, li vado ad incollare. Incollo tutto utilizzando della colla a caldo. Sto attenta a non farla sbavare. Questo portaconfetti è realizzato in modo semplice. Seguendo passo passo il mio tutorial, lo potete realizzare nelle misure che desiderate, utilizzando delle circonferenze a vostro piacere. Si può anche utilizzare per la base della gomma Eva Glitter. Prima di incollare la sagoma verde, consiglio di incollare prima il viso. In questo modo è più semplice e anche più preciso. Dopo aver incollato tutti i pezzi, con un colore acrilico bianco vado a dare un po' di luce agli occhi e disegno le ciglia. Per chiuderlo in modo preciso vado prima a piegare in questo modo e poi procedo ad incollare, mettendo poca colla per non farla uscire fuori. Quando vado a fare le chiusure, le faccio in modo preciso. Le rifiniture perfette sono quelle che valorizzano il lavoro. Con una fustellatrice realizzo due piccoli fori sul lato superiore. Così dopo vado a chiudere inserendo un nastro, realizzando un piccolo fiocco. Il video è terminato. Se vi è piaciuto questo video mi date un like. Mi raccomando di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina. Così quando posto un nuovo tutorial vi arriverà la notifica. Condividete!
e grazie per aver guardato questo video.